Lavagne multimediali, libri da scaricare, compiti a casa da fare sul web. Per chi ha finito la scuola da qualche anno sembra il futuro. Per chi ci va oggi è già il presente. Ed è il presente di una casa editrice con alle spalle 150 anni di storia. È la Zanichelli, con il suo catalogo di oltre 2000 opere, 700 delle quali sono testi scolastici. Un gigante editoriale che si è mosso tra i primi nel settore dell'editoria elettronica in un mondo come quello della scuola, spesso lento nell'allinearsi ai tempi. Fino adesso l'educazione è stata molto standardizzata, in qualche modo è monolitica. Ecco, queste tecnologie secondo me danno l'opportunità di personalizzare l'apprendimento. Adesso noi siamo abituati a studiare su oggetti che sono uguali per tutti, ma ciascuno di noi impara in modi diversi, ha stili di apprendimento diversi. Sono tre i livelli in cui contenuti e tecnologia si articolano, dal più semplice dei libri scaricabili al più complesso dei tutorial. A un primo livello abbiamo i libri scaricabili, che sono i libri che possono essere guardati a computer oppure su tablet, ad esempio sull'iPad. A un livello invece superiore, gli ebook e gli interactive ebook, che sono il libro di testo, però in cui i materiali multimediali, audio, video, animazioni, clip, esercizi interattivi, sono richiamabili con un semplice click. La fase invece più avanzata è quella che noi chiamiamo dei tutorial. Questi sono come dei luoghi di incontro tra gli studenti e i docenti in quello che noi chiamiamo la classe virtuale. Quindi gli studenti possono fare molti esercizi e capire quali sono le loro lacune. Lo stesso può fare l'insegnante, che quindi capisce cosa deve ripassare magari in classe con tutti gli studenti. Una funzione irrazionale e con un valore assoluto è continua e derivabile ovunque? Il mestiere del fare libri scolastici è cambiato, e molto. Non bastano un autore che scrive e un editore che stampa. Il processo è diventato molto più complesso, ricco e coinvolge, oltre al testo, le dimensioni video, audio e ipertestuali. Il rischio di infatuarsi delle nuove tecnologie è sempre dietro l'angolo. In realtà è abbastanza contenuto, nel senso che lo studente continuerà a leggere sul libro e utilizzare invece animazioni e video per andare a cercare di capire qualcosa che magari in classe gli è sfuggito. Il rischio, insomma, è concentrarsi più sul mezzo, cioè la tecnologia, che sul contenuto. Trasformare i libri in gadget bellissimi ma vuoti. L'obiettivo, alla fine, deve essere invece lo stesso di sempre: insegnare e imparare al meglio. Crediamo che nei prossimi anni il libro di carta sopravviva, e sopravviva bene, perché nonostante sia una tecnologia antica, è una tecnologia perfetta.